Ciao a tutti, rieccomi. Sono Sofia dalla mia cameretta e niente, questo è uno slot concerto filosofico insieme a Martina Vicario che facciamo entrare subito. Ciao. Ciao, ciao, come va? Bene. There's too many of you crying. Oh, brother, 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 there's far too many of you dying. You know we've got to find a way to bring some love in today, Father. We don't need to escalate. War is not the answer, it's only love can conquer hate. You know we have to find a way to bring some understanding today. Ticket lights and ticket signs, don't punish me with brutality. Oh, baby, talk to me so you can see. Oh, what's going on? What's going on? Tell me what's going on. What's going on? Ciao, la prima cosa che noto è che mi piace tanto in realtà delle dirette che siamo in due mood completamente diversi oggi. Io Sì, perché sono diciamo chiusa qui con la io mi mia sono messa in lampada. finestra. No, io mi sono messa in finestra per così darmi una truccata naturale, perché poi sono sempre a casa in pigiama. Però a Dove sei? In che parte casa del mia mondo sei? A Roma. a E Roma, come sei però stata sono. frizzata? In che senso? Cioè, Ah, come sono chi stata. sei, No, come... abbastanza bene con il mio fidanzato, quindi questo nido d'amore che sta scoppiando perché non siamo abituati a stare così tanto insieme, però Funziona? insomma, sì, funziona. Poi sono fortunata perché ho una casa bella alta e quindi, come vedi, c'è sempre, sono le finestre luminose e quello fa molto. Anche casa mia in realtà è molto più luminosa di così, ma oggi ero proprio in un mood Sei messa. così. Però è Vabbè, mood bello. riflessivo, insomma, per Sì, ho questa ascoltare tutte candela, leggo queste. un po'. Bello. Senti, ti domando, per una come te che canta e quindi diciamo, penso la tua cosa preferita sia il contatto con le persone, cantare per gli altri, come... Com'è? Mi sto riadattando, come vedi, non è ovviamente la stessa cosa, però diciamo che quest'estate doveva essere un po' l'estate dei concerti, piena piena di concerti, dovevo finalmente andare in giro con la band, quindi così un po' sono stata un po' fregata anche io, ognuno ha
a ognuno è successo qualche, insomma, qualche grasso stop e io dovevo proprio andare a suonare. Ecco, penso che gli assembramenti poi di persone sono quelli che per ultimi avranno di nuovo il possibilità di via al tornare. tempo. Quindi vedo che tanti amici e colleghi stanno rimandando tutto all'autunno. Ora non lo so, vediamo. Intanto ci sono occasioni come queste per cui uno può comunque esercitare il proprio E mestiere. riesci a scrivere? Sinceramente non ancora molto, perché l'ho sentito anche prima nella chiacchiera con Daniele Silvestri. Perché veramente penso che questo cambiamento, insomma, questa epoca che stiamo attraversando ha bisogno un po' di essere assorbita. Quindi, certo non riesco a scrivere di quello che sto vivendo adesso, però è anche vero che non l'ho mai fatto in modo così, diciamo, diretto, Immediato. sì, in modo così immediato, ho sempre più trovato dei momenti in cui venivano a galla delle cose, ma che probabilmente erano già belle lì, già belle depositate. Quindi scrivere di questo, no, però uscirà una canzone che non doveva uscire e invece ho deciso di farla uscire adesso perché invece credo che sia assolutamente contestualizzata bene. Eppure l'ho scritta tipo 2 anni fa. Quindi, insomma, comunque esistono, no, i cortocircuiti per cui poi riuscirò comunque a pubblicare una cosa che parla di adesso. Va bene, ti lascio al tuo prossimo pezzo. Sì, allora, stavo pensando di fare un pezzo che si chiama Giubbottino, che è il mio ultimo singolo uscito. Vai, vai. Ci piace. Ah, che fa così. Sia chiaro che quello che dico, che faccio, che scrivo, che penso a te forse non ti piace. Ma allora com'è che non cambi canale se senti una donna parlare per 5 minuti d'amore e la cosa non ti dà pace? Vuoi uscire, ti cambi mutande, chiedi da bere, cerchi consigli ed eviti quelle che vogliono figli. Ma sotto sotto sei come un biscotto, il problema è più grosso. Tu al tuo uomo digli tutto, ti farà godere il doppio. Ogni piccolo dettaglio ti trasformerà in un sogno. E non è come in un porno, porco mondo, è molto meglio. No, non è come in un porno, è molto meglio. E non è come in un porno, porco mondo, è molto meglio. L'hai mai visto bene un porno? Spacca il cervello. È inutile, spegni la luce, riaccendi la luce, ma forse è lei che non ti piace. L'odore, le stelle, la giacca di pelle, non devi guardare le foto la notte, le donne, le botte rovinano l'estate. L'America alle porte, troppo latte, poi troppo porno, mamma mi drogo, ma non ogni giorno, eppure c'ho soldi, ti giuro, ne ho molti. Quanto uomo, digli tutto, ti farà godere il doppio. Ogni piccolo dettaglio si trasformerà in un sogno. E non è come in un porno, porco mondo, è molto meglio. No, non è come in un porno, è molto meglio. E non è come in un porno, porco mondo, è molto meglio. L'hai mai visto bene un porno? Ma ti fa stare male se non ti metti il giubbottino che ti pare. Chiudi la bocca con quei denti, mi fai orrore. E se mi parli via gli occhiali da cafone, ma sei un amore, ti hanno proprio spaccato il cuore. Quelle stronze, bacchettone, un po' ipocrita, un po' suore. Papà, tu al tuo uomo digli tutto, ti farà godere il doppio, ogni piccolo dettaglio. Si trasformerà in un sogno. E non è come in un porno, porco mondo è molto meglio. No, non è come in un porno, è molto meglio. E non è come in un porno, porco mondo è molto meglio. L'hai mai visto bene un porno? Spacca il cervello. È bello, è un entusiasmo contagioso. Mi è quasi venuta voglia di aprire la finestra.
Veramente, a me viene voglia di avere gli esseri umani davanti, però vabbè, ci sei uguale. In realtà mentre la suonavo pensavo, aspetta, ma perché ho fatto questa canzone? Cioè, perché ovviamente in un intervento uno prova a fare una cosa che abbia anche, che ne so, una coerenza con... Vabbè, E ma poi in effetti perché? poi, sì, mentre la pensavo dicevo, beh, però in effetti porno, stanno tutti chiusi a casa, si guardano, cioè è una canzone che parla di altro ovviamente. E mentre la suonavo pensavo che in effetti qualcosa, vabbè, le canzoni Cosa c'entrano c'è? sempre con tutto, è quello il bello anche del... C'hanno sempre, trovano sempre delle strade. È un entusiasmo contagioso nel suonare che mi fa pensare a come la musica abbia sempre questo potere di unirci tantissimo, che è un po' quello che stanno facendo i social in questo momento. Abbiamo mischiato le due cose, è stato molto bello. E suona un altro pezzo tuo dopo, così continuiamo questa ondata di entusiasmo. Senti, che cosa ti stai ascoltando, se ti stai ascoltando qualcuno? Allora, devo ammettere che visto che io la musica, per esempio, l'ascoltavo, io sono praticamente pendolare con Torino e Milano e il treno, le 5 ore di treno, 3 ore di treno erano veramente un momento in cui mi mettevo. Ora, stando un po' ferma a casa, mi rendo conto del perché gli streaming sono un po' scesi, perché non c'è, cioè la musica è anche un modo per trovare un momento per decomprimere, no? E invece qui siamo tutti un po' una via di mezzo, un po' sgonfi, né a mille, né... Quindi ascolto un po' meno la musica, però devo ammettere che è più facile fare un po' di monografie, un po' di ricerche, di ok, oggi capisco un po' Solo. Chopin che mi vuol dire, poi capisco un po' Stravinsky che cosa mi... Cioè, cerco magari ogni giorno per lo più di musica classica, perché è la cosa che... Va un po' più studiata, diciamo, bisogna un po' più metterci. Quindi mi metto lì a fare esercizi di respirazione e cerco di cambiare autori. L'unico che conosco benissimo è Vivaldi, però ormai lui lo so bene, quindi gli altri devo un po' di quello, sì. Grandi autori. Wow, comunque mi ci ritrovo molto, anch'io viaggio spesso, comunque mi muovo con i mezzi e leggo molto di solito e paradossalmente leggo poco, non riesco a... Perché sono piene le giornate? Almeno non lo so, le mie sì, perché sto cercando di riorganizzarmi la vita tecnicamente con i microfoni, cose. Cosa fai? Riordini casa, cucini No, e sport? mi sto organizzando uno studio casalingo, però Ah, sono un ok. analfabeta digitale, per cui devo sempre stare lì con il mio produttore da Torino, che poveraccio col cellulare mi aiuta, mi dice clicca quello, è un po' faticoso per me, perché esatto, sono un po' abituata alla vita così da tribù, dove si scende in piazza e si canta, e invece ora devo un po' riorganizzarmi. Vabbè, ce la faremo. Sì. Niente, vai, suonaci qualcos'altro. Vi suona l'ultimo pezzo? Sono tutto orecchi, sì. Ti sei bloccata, però. Pensavo. Pronto? Ehi, Ok, mi vede? ora ti rivedo. Sì, ora sì. Mi Sì, senti? ora sì. Aspetta che non sento più Ora niente. io ti vedo e ti sento. Cavacca. Non sento più niente, aspetta. Però io ti vedo. Aspetta, audio. Così mi Io ti senti? sento, io ti ho sempre sentito. Noi ti vediamo e ti sentiamo. Aspetta. È uscita, rientra. Vabbè, mi intratterrò io e la mia lampada di sale nel frattempo. Speriamo che Margherita torni presto perché non ero assolutamente preparata a questo momento. Che cosa vi racconto? Non sto leggendo, sto cucinando tantissimo e non vedo l'ora che questo momento di reclusione per tutti finisca. Eccomi, sono Rieccola, tornata, è scusami. tornata. Figurati, stavo cercando di intrattenerli dicendogli che io non faccio niente in questi giorni. Comunque noi Godevi ti la... Ah, abbiamo previsto e sentito in realtà. Eri tu sì? che non sentivi noi, Quindi mi avete visto, non so, mi ero messa tutta sì. carina in finestra, ora mi avete visto Esatto. tutta con triplo collo. Niente, tutto fallito questa messa in scena. La Esatto. luce è tutto. Vabbè, comunque vi faccio una canzone che, diciamo, che ho scritto e su una cosa che mi sembrava un'emergenza. Ora è cambiato un po' l'ordine dell'emergenza, ma questa, diciamo, rimane, quella un po' della paura del diverso, ecco.
sola sola, non mi ricordo a che ora, nella notte buia, io non ho paura, anche se la sera guardo giù per terra, perché sai, non sembra, ma qui c'è una guerra. Non è che temo gli indiani oppure i rumeni, quelli che dormono per strada, più delle volte sono i più sereni, a volte li fermano i carabinieri, ma se fermano me, che ho bevuto non proprio del tè, magari son biondo e parlo inglese, e son cazzi amari, son cazzi in divisa, oh cazzo che sfiga, questa è l'Italia che odia l'indiano che mette benzina, buongiorno signorina, ma quanto sei bella, miscela, lascia mancia, cosa fai stasera, ti dare un morso, sembra una mela, aggiungo cannella, un poco di zucchero e butto in padella, piacere mondile. Manila, Praga, Tirana, prendi la metro, scendi alla Havana, sorridi Mandela, che questo è il tuo posto, Messina, Guadalajara, dal Vaticano fino ad Ankara, sorridi Mandela, che questo è il tuo posto, Messina, Lima, Lugana, da Gioia Tauro, vai in Guatemala, sorridi Mandela, che questo è il tuo posto, Brasilia, Copacabana, cena a Milano, dorme a Tijuana, sorridi Mandela, che questo è il tuo posto, mi fermo un momento e guardo il cielo, cielo sul tempio e mi immagino un viaggio, ti vedo contento, sorrido e riparto, buongiorno signorina, ma quanto sei bella, miscela, lascia mancia, cosa fai stasera, ti darei un morso, sembra una mela, aggiungo cannella, un poco di zucchero e butto in padella, piacere Mandela, Manila, Praga, Tirana, prendi la metro, scendi alla Havana, sorridi Mandela, che questo è il tuo posto, Messina, Guadalajara, da Gioia Tauro, vai in Guatemala, sorridi Mandela, che questo è il tuo posto, Pechino, Lima, Lugano, da Gioia Tauro, vai in Guatemala, sorridi Mandela, che questo è il tuo posto, Brasile, Copacabana, cena a Milano, dorme a Tijuana, sorridi Mandela, che questo è il tuo posto, mi fermo un momento, guardo il cielo sul tempio e mi immagino un viaggio, ti vedo contento, sorrido e riparto, si è alzato il vento, me ne vado un po' a zonzo, è un quartiere del mondo, sorridi Mandela, che questo è il tuo posto, Manila, Praga, Tirana, nasci in Angola, muori in Padania. Esatto, questi concerti, ora ci sei tu che hai fatto l'applauso, ma sennò i concerti di solito proprio finiscono nel vuoto. Ogni beh dai, dal passato, balcone non suoni mai? No. Ogni tanto il mio fidanzato dall'altra stanza mi urla brava, solo per darmi un po' così, per dare una chiusa alla faccenda. Ora però non l'ha urlato, sta facendo sport. Senti, ma io l'ho detto anche stamattina quando eravamo in diretta con Giuliano San Giorgi, a un certo punto ho comprato un viaggio a fine agosto, ho comprato un volo e ho deciso che quella era la mia speranza, così per... Ah, l'hai preso? Sì, se da una parte forse è sbagliato, dall'altra uno deve darsi anche tipo un... Tu ce l'hai un... non lo so... Guarda, io ho appena compiuto gli anni, e i miei amici mi hanno... Ma questo è il 13 febbraio, ah, quindi... Ok. Qualche settimana prima dello stop, e i miei amici mi hanno regalato un buono per un viaggio. Ce l'ho anch'io. Ce l'hai? E se c'è qualcosa tipo... Perché a un certo punto io ho comprato questo viaggio perché mi sembrava come se immaginare il futuro fosse come quando mi ricordo dei sogni, cioè diventava sempre più annebbiato, e questo mi spaventava tantissimo, quindi ho deciso di comprare un viaggio che comunque, anche se non farò, mi concretizza qualcosa, sì, che succederà poi fuori da questa stanza. Sì, no, ma anche perché la cosa è che siamo tutti, cioè il fatto che tu potrai fare un viaggio vorrà dire che saranno riaperti, cioè non è una cosa che riguarda proprio solo te, siamo no, veramente... Certo. E quindi è giusto avere una speranza, perché tanto siamo proprio concatenati l'uno all'altra. Ce l'hai, c'è qualcosa che vorresti tantissimo fare a un certo punto? Quando? Tra poco, dici? Sì, non ci ho pensato. Io volevo fare le prove con la band e andare a godere di fronte alla gente. Ora detto così sembra brutto, però proprio... No, sembra bellissimo. Andare a
attirare, diciamo, la cosa bella poi dei festival estivi è che tu arrivi magari in un posto dove magari l'headliner è, non so, Brunori, e quindi un sacco di gente è venuta per lui, magari a te ti conoscono meno, però tu hai l'occasione di appunto di rastrellarli e di farli felici, perché comunque io sono felice che c'è, cioè, quello diciamo l'estate di festival era un po' il mio sogno, però pazienza, ora andiamo a vista, non sappiamo neanche se sarà tutto annullato, non lo so. Vabbè, speriamo di non rivederci mentre facciamo l'albero di Natale, ecco. Esatto. Va bene, grazie mille, ti saluto. E grazie a voi. Spero di conoscerti di persona un giorno. Infatti. Ciao. Ciao Sofia, grazie. Ciao.